sono necessari mezzi particolari per contenerlo per ora. Dal momento che SCP-028 non ha mostrato alcun cambiamento di dimensione, forma o posizione durante l'intero periodo del suo contenimento. Tuttavia, l'accesso deve essere limitato. Attualmente, SCP-028 è contenuto sul posto, sito, dato che non è trasportabile con alcun mezzo noto. SCP-028 è sigillato in una stanza di cemento di 6 metri per 6 metri per 3 metri, con una sola porta e due addetti del personale armati posizionati all'esterno. Solo al personale autorizzato è concessa l'esposizione a SCP-028 e deve essere mantenuta attenzione estrema per tutto il tempo. Anche se SCP-028 di per sé è innocuo, l'effetto può essere decisamente dannoso per chi non è preparato. SCP-028 è localizzato in un cortile di stoccaggio fuori da una miniera di rame abbandonata nel nord del Michigan. SCP-028 non ha alcuna presenza fisica di alcun tipo, ma i suoi effetti si verificano entro un raggio di 2,1 metri, attorno a quello che viene comunemente ritenuto il centro di SCP-028. Tutte le forme di scansione e i test nell'area di SCP-028 non hanno dimostrato valori anormali. Rimuovere o aggiungere oggetti, o tentare di rimuovere dello sporco da SCP-028, non provoca alterazioni della dimensione o nella forma dell'area di influenza di SCP-028, né modifica lo scatenarsi o la qualità dell'effetto. I soggetti che entrano in SCP-028 vengono colpiti dalla conoscenza totale di una materia entro un tempo che va tra i 3 ai 6 secondi. Questa conoscenza è stata fino ad ora casuale, in dimensioni ed utilità, e a volte se ne è ignari per un certo periodo di tempo. Una conoscenza più profonda in genere ha un effetto più forte, con alcuni casi può essere sperimentato più volte uscendo e rientrando in SCP-028, ma può portare ad emicranie sempre più forti ed a vertigini dopo 2 ore dall'esposizione. SCP-028 è venuta all'attenzione della Fondazione dopo che una ricerca ha portato ad una notizia secondo la quale un minatore locale ha presentato il progetto per un reattore a fusione fredda all'Ufficio Brevetti degli Stati Uniti. Il signor ha semplicemente affermato: "Mi è venuto, come un fulmine a ciel sereno". Le notizie di soggetti sono stati soppressi e contenuti dopo la scoperta di SCP-028 ed il progetto del reattore, implementato nel contenimento di SCP. I test successivi di SCP-028 hanno prodotto risultati contrastanti. Ogni voce della rubrica di New York City del 1998. Metodo di progettazione di un motore a combustione interna capace di funzionare a sangue umano, utilizzando solo parti preesistenti. La riprogettazione completa richiede 4 ore e funziona con maggiore efficienza rispetto alla benzina. Posizione delle chiavi per una Buick LeSab. Metodo di cura appropriato per una colonia di talpe. Origine e storia di 12 soggetti SCP. Il principale. Storia della famiglia Blackthorne, localizzata a Londra, Inghilterra. Struttura geologica della terra sotto la Groenlandia, incluse diverse grotte sconosciute e... Il soggetto 1182 è stato esposto a SCP-028. Il soggetto ha cominciato a piangere e si è messo in posizione fetale, mostrando segni elevati di sofferenza. Non ha risposto a domande o stimoli esterni per diversi giorni. È caduto in catatonia dopo aver affermato: "Questa non è vita". Il soggetto è passato in uno stato di coma ed è morto poco dopo. La causa della morte è stata attribuita allo shock. L'agente è stato esposto accidentalmente a SCP-028. L'agente ha mostrato segni di sorpresa improvvisa e di perplessità. Quando è stato interrogato, l'agente ha chiesto:
momento per raccogliere i miei pensieri, per favore. Dopo diversi secondi, l'agente ha riso, scosso la testa ed ha estratto la sua pistola di servizio dalla fondina. L'agente ha poi sparato e ferito dottor ed ucciso gli agenti e prima di puntare la pistola su se stesso. Il soggetto D 9843 viene esposto all'SCP-028. Esaminando il soggetto, si è scoperta un'attività respiratoria anomala. Con delle domande, si è scoperto che il soggetto aveva imparato a riciclare l'ossigeno legato al carbonio all'interno del proprio corpo. I diversi tentativi di insegnare tale abilità ad altri addetti di classe D sono falliti. Il soggetto è stato eliminato. L'autopsia non ha rivelato la formazione di organi anomali. Seriamente, come diavolo faceva?